In questo congresso ho presentato un poster relativo all'ultima spedizione in Iran per la raccolta di meteoriti. È una spedizione organizzata dal Museo di Storia Naturale di Firenze. Abbiamo partecipato anche noi, l'Università di Camerino e l'Università di Kerman. La spedizione è partita dintorni di Yazd, nell'Iran centrale, per poi dirigersi verso il deserto Dasht-e-Lut. Il deserto Dasht-e-Lut è un deserto abbastanza particolare. Oltre ad aver registrato la temperatura più alta mai registrata sulla Terra, è un deserto particolare perché consiste in dei depositi di loess, quindi dei depositi che formano queste catene alte anche 500 metri, e intervallato a queste catene ci sono delle dune di sabbia. La spedizione si è concentrata appunto in queste zone, anche perché c'è stata anche la spedizione del 2017 che ha portato la raccolta di un gran numero di campioni di meteorite. In questa spedizione abbiamo trovato altri meteoriti che ancora però sono in Iran, perché c'è tutta una procedura burocratica abbastanza importante per farle tornare qui in Italia. Una volta tornate, in collaborazione appunto con l'Università di Firenze e il Museo di Storia Naturale di Firenze, caratterizzeremo queste meteoriti. Abbiamo trovato all'incirca 5-6 campioni quest'anno, mentre l'anno scorso, ecco, queste sono tutte le meteoriti che abbiamo trovato. Allora, possiamo considerare le meteoriti come dei campioni del Sistema Solare che vengono consegnati al nostro domicilio. Il fatto è che non è il vero proprio nostro domicilio, ma dobbiamo andarle a cercare in punti particolari sulla Terra. La probabilità di trovarle è uguale ovunque, però ci sono dei punti che sono rappresentati dai deserti che sono più favorevoli per la ricerca, non perché ce ne siano di più, ma sono più favorevoli. E questi deserti sono vari deserti nel mondo, tipo questo Dasht-e-Lut, oppure il deserto freddo per eccellenza, l'Antartide, dove esistono anche dei meccanismi di accumulo che ne facilitano la ricerca. Questo deserto in particolare ci ha permesso di trovarle perché la conformazione del suolo le mette in evidenza. Non ci sono degli altri eventuali sassi o pietre di colore scuro, e quindi è più facile individuarle. In questo deserto siamo stati 15 giorni, poi la missione è terminata.